questo autobus è un autobus nuovo, da 5-6 anni. E qua sto fermo, da stamattina alle 9:10 ho chiamato il centro guasti e sono appena, sono 5 ore, quasi 5 ore che non viene nessun soccorsista o qualcuno dell'azienda a riparato. La situazione del trasporto pubblico lavorare a Napoli in questi ultimi anni è ovvio che è in caduta libera. Dal 2011 a oggi abbiamo avuto quasi un dimezzamento del parco autobus in circolazione. Siamo intorno ai 380 autobus rispetto ai 500 che mettevamo nel 2011. Noi siamo in grossa sofferenza per quanto riguarda sia il personale di produzione che per quanto riguarda i mezzi. Personale di produzione, in particolare sul settore su gomma, sono anni che non c'è un concorso, non c'è missione di nuovi autisti. Abbiamo circa il 30% di lavoro straordinario che i conducenti di linea fanno, in modo strutturale, ricadendo poi chiaramente sulla qualità fisica dei lavoratori, sulla qualità dei servizi. Il parco rotabile dei bus è vecchio, l'età media si aggira intorno a 14 anni, ma abbiamo anche autobus di circa 17-18 anni. La situazione economica legata a questo deficit di bilancio al momento non ha ricadute dal punto di vista del servizio, anzi in questo momento siamo al massimo della produzione possibile. L'azienda paga le conseguenze del fatto che avanza soldi da parte della regione, di mancati trasferimenti, e siamo all'incirca, solo se pensiamo per quanto riguarda la tratta linea 1 della metropolitana che abbiamo aperto, Dante, Piazza Garibaldi, di circa 20 milioni dalla regione Campania che non vengono dati. Come si supererà questa crisi? Questo dovrà deciderlo la proprietà sulla base di un piano industriale che stiamo condividendo insieme con il Comune di Napoli per superare questa crisi potenziale. Le volte non si vedono proprio, in effetti. E poi quella volta che vengono così affollati e siamo ad aspettare ore e ore sulle fermate. Specialmente la linea 181 e il C31 da Fuori Grotto al Vomero, ma è proprio, dobbiamo aspettare un'ora, tutti i pullman rotti. L'importante è che metterebbero due pullman in più, perché stiamo a ore e ore. Il trasporto in Napoli è totalmente inefficiente, cioè anche quando sono andato all'estero, non parliamo di Berlino o della Svezia, cioè, ma anche in Spagna, per esempio, dove un paese con la crisi, una situazione molto simile alla nostra, mai ho visto una situazione del genere, cioè i trasporti funzionano. Non è che ci siano pochi treni, è che non sai quando passano, quindi questo è ancora peggio, perché non hai la certezza, no? Quindi se io sapessi ce n'è solo uno la mattina alle 8 lo vado a prendere, invece io vado la mattina alle 8 e potrei prenderlo alle 10.